Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Esmeralda. Oggi parliamo di un'associazione che opera sul nostro territorio, è l'associazione Osiride, che si occupa di gatti. Poi vedremo anche in che modo. Noi abbiamo invece ospite il presidente dell'associazione Osiride, Simone Minerali, a cui io do il buongiorno e il bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Dicevo appunto bentornato perché Simone Minerali era già stato da noi per presentare l'attività della sua associazione, però vogliamo rifare il punto su quando nasce l'associazione Osiride e di che cosa si occupa. Allora, l'associazione Osiride nasce nel novembre del 2004 da un gruppo di ragazzi amanti degli animali che si occupano della salvaguardia, del recupero e del mantenimento dei gatti randagi. Siamo riusciti nel novembre del 2004 a istituire questa associazione grazie anche all'intervento di persone che ci hanno aiutato anche dal punto di vista burocratico organizzativo nella costituzione dell'associazione. Noi ci occupiamo di una colonia felina in località al Campio di Aviazione di Fano, una colonia felina che raccoglie ogni anno centinaia di gatti randagi abbandonati. Voi siete, come diceva, il campo d'aviazione, novità di quest'anno perché l'estate scorsa le roulotte dove ospitavate i gatti sono state sostituite con delle casette di legno che vi ha donato il comune. Esatto, fortunatamente quest'anno siamo riusciti a realizzare per noi un sogno. Fino a giugno di quest'anno la nostra struttura era composta da delle roulotte, dove i gatti venivano ricoverati, dove tranquillamente passavano, avevano un rifugio. Invece quest'anno, grazie all'intervento del comune, in particolar modo dell'assessore Carloni e dell'ufficio ambiente, siamo riusciti a sostituire queste roulotte con due casette in legno. Da specificare che già un'altra casetta in legno ce l'avevamo e ce l'aveva donata il marito di una nostra volontaria. Siamo riusciti a ottenere, grazie anche all'intervento di una nostra amica socia dell'associazione, anche un piccolo magazzino sempre in legno. Quindi adesso abbiamo una bella struttura con tre belle casette in legno e un magazzino sempre in legno. Un po' più accogliente. Più accogliente, più bello esteticamente, e anche ci premeva questo, anche perché le roulotte, per quanto erano comode, però erano un pochino vecchie, quindi antiestetiche. Adesso sta diventando una bella colonia, un bel villaggetto, bello accogliente. Prima Simone ha accennato agli abbandoni, perché noi pensiamo che l'estate sia generalmente il periodo più critico sul fronte degli abbandoni degli animali. È vero questo, oppure anche in questo periodo ci sono situazioni di difficoltà? Purtroppo le situazioni di difficoltà, diciamo, si sono anche un pochino allargate, non solo d'estate, perché d'estate sicuramente il fenomeno degli abbandoni è accentuato anche dal fatto che molte persone andando in vacanza o uscendo magari abbandonano il proprio animale, parliamo di gatti ma anche soprattutto di cani. E invece per quanto riguarda negli altri periodi dell'anno, purtroppo c'è una purtroppo brutta, cattiva abitudine di abbandonare i cuccioli, diciamo i figli delle proprie gatte che magari uno a casa non sterilizza, di abbandonarli, di lasciarli, allontanarli dalla madre e abbandonarli al loro destino, insomma. Infatti quest'anno, come tutti gli altri anni, o quest'anno in particolar modo, abbiamo avuto tantissimi cuccioli abbandonati, anche di piccolissima età, di qualche giorno, di qualche settimana. La settimana scorsa ho fatto un piccolo censimento di tutti gli abbandoni avuti fino a questo momento e già quest'anno siamo sopra i 140 abbandoni. Purtroppo bisogna dire che questo è un numero che non si era mai verificato nei primi 10 mesi dell'anno. Quest'anno abbiamo molto aumentato questo numero, purtroppo. È anche vero che comunque noi ci adoperiamo molto nel fargli adottare questi gatti. È anche il nostro scopo principale, oltre al mantenimento di quelli che abbiamo in colonia. Quest'anno, sinceramente, ci è andato anche molto bene il discorso dell'adozione, perché siamo oltre gli 80 adottati fino a questo momento. Forse quando sono piccoli è più semplice adottarli. Sicuramente il gattino piccolo va subito nell'occhio, è carino, bellino e è anche più facile adottare, quello è vero. Però è anche vero che, soprattutto in periodi come questi, dove purtroppo le temperature cominciano ad abbassarsi, è più difficile, insomma, mantenerli, perché i gatti, come i bambini, si raffreddano e quindi vanno seguiti un pochino di più e curati. Però è anche vero che davvero riusciamo, grazie a tanti amici, ad adottare tanti tanti cuccioli.
per prevenire le adozioni penso possiamo fare anche un appello alle sterilizzazioni, anche perché ci sono, credo, ambulatori veterinari che fanno, comunali, che fanno vaccinazioni gratuite. Assolutamente sì, c'è il servizio veterinario della USL che fanno sterilizzazioni gratuite, però per i gatti randagi. Lì adesso è il discorso un pochino più complesso, perché i gatti abbandonati, i gatti randagi sono del comune, quindi in teoria è la USL che deve intervenire. Di solito interviene l'ufficio ambiente, dove ci sono dei raggruppamenti di gatti, censiscono la colonia e poi la USL interviene per fare le sterilizzazioni. Però sicuramente se un gatto è randagio c'è la USL che fa le sterilizzazioni gratuite. Però l'appello si può fare anche a tutte le persone che hanno un gatto in casa e che non intendono sterilizzarlo, perché comunque non è innaturale sterilizzare il proprio gatto, sia maschio che femmina, perché il gatto non subisce nessun tipo di trauma ed anzi gli può evitare anche eventuali malattie che si possono prendere dal contagio, dall'accoppiamento con gatti randagi, perché il gatto, come le persone, insomma, se si accoppia con gatti randagi rischia di avere la leucemia, rischia di prendere l'AIDS, malattie che eventualmente si possono tranquillamente eliminare soltanto sterilizzando il proprio gatto. Prima abbiamo parlato di molti abbandoni anche in questo periodo, ci diceva che i gatti che avete sono anche un buon numero che voi seguite, è quindi necessario che ci siano dei volontari pronti ad accudirli. Proprio per questo voi state facendo una campagna anche alla ricerca di nuovi volontari. Esatto, abbiamo cominciato 2 settimane fa a fare un appello, noi cerchiamo nuovi volontari, siamo già in 14, sembra un bel numero ma non è sufficiente, perché comunque abbiamo bisogno di più persone che ci coprano più turni. Noi non cerchiamo la persona che magari avesse tempo di venire tutti i giorni, ma noi ci basta anche persone amanti dei gatti che hanno voglia di stare un pochino tra i gatti, anche 1 o 2 volte alla settimana, qualche ora alla settimana. Però sicuramente più persone siamo, più riusciamo a stabilire bene dei turni, ad alleviare magari quelle persone che fanno più turni la settimana, anche perché in questo momento i gatti come numero siamo sopra i 140. Da fare sicuramente il lavoro lì ce n'è, e allora più siamo, meno lavoriamo un po' tutti. Torniamo in studio con Simone Minerali, presidente dell'associazione Osiride. Abbiamo parlato del fatto che l'associazione sta cercando volontari per accudire i gatti, ma cerca anche persone che possano dare una mano in generale. Sì, perché al di là dell'aspetto, diciamo, pratico in colonia, nel mantenimento, nella pulizia della colonia, nel mantenimento dei gatti, noi cerchiamo anche persone che ci possano dare una mano dal punto di vista burocratico e organizzativo, perché purtroppo siamo molto impegnati nella colonia, non riusciamo a, diciamo, organizzarci e a prepararci per fare o organizzare o partecipare delle manifestazioni che invece ci interesserebbe partecipare, perché sicuramente organizzare qualcosa, partecipare delle manifestazioni ci dà la possibilità prima di tutto di farci conoscere, sicuramente di cercare altre persone che ci diano una mano ed anche raccogliere fondi. Invece ci accorgiamo che soprattutto in questi ultimi anni non riusciamo ad organizzarci in tale maniera, quindi cerchiamo anche persone che da questo punto di vista ci possano dare una mano, perché secondo noi è importante anche farci conoscere al di fuori della colonia. Certo, questo sicuramente è importante, anche una forma di aiuto. Come si può dare una mano all'associazione Osiride, un contributo, un aiuto, anche proprio uno che magari non ha tempo per diventare volontario però vuole comunque darvi una mano? Ci sono diversi modi. Innanzitutto noi siamo un'associazione Ollus, quindi qualsiasi contributo dato tramite bonifico bancario è detraibile dal punto di vista fiscale, quindi si possono fare donazioni presso il nostro conto corrente bancario, oppure nel momento del 730 o del 740 c'è possibile donare il 5 per 1000, oppure più semplicemente è possibile darci una donazione di cibo. Chi passa lì in colonia, anche se è chiuso, c'è uno spazio riservato alle persone che si possono lasciare del cibo, quindi possono farle anche un questo senso. Tutti i contatti, tutte le informazioni le possono prendere sul nostro sito, che è www.osiride.135.it. Abbiamo una email dove ci possono mandare qualsiasi tipo di richiesta di informazioni, noi poi rispondiamo, che è associazioneosiride@gmail.com, oppure abbiamo, visto che adesso il social network è più famoso, abbiamo un gruppo su Facebook, ed anche, e questa è una cosa che è nata da poco ma su iniziativa del nostro vicepresidente Cecilia Bramucci, ed è una cosa molto bella che a me piace molto personalmente, abbiamo anche una pagina su Facebook dove tutte le persone
persone che hanno adottato dei gatti da noi possono inserire sia la foto sia mandarci dei messaggi, che è un modo simpatico e carino per tenerci in contatto con tutte quelle persone che hanno adottato gatti da noi, quindi anche noi di avere notizie dei nostri gatti. Comunque ecco, anche su Facebook ci possono cercare, abbiamo un gruppo Osiride de Onlus. Bene, a noi non resta altro che farvi un augurio per un buon lavoro, una proficua assistenza ai gatti del nostro territorio che vengono abbandonati ma che speriamo vengano anche adottati al più presto. Noi ringraziamo Simone Minerali, presidente dell'associazione Osiride, per essere stato con noi questa mattina. Grazie. Grazie a voi, grazie a Radio Smeralda per averci ospitato e arrivederci a tutti.